Diamo inizio a questo pomeriggio culturale. Vi saluto, mi conoscete tutti, sono Alessandra Ticozzi e do il benvenuto veramente a tutti in questo magnifico castello. E direi che sono molto contenta di trovare un pubblico così numeroso questo pomeriggio. Stasera si presenterà Geranio Rosso. Prima però vediamo una serie di diapositive, di fotografie che sono state recuperate, fatte da un'altra grande donna del nostro Vercellese, Lella Beretta. Dopo che ebbi congedato l'ultimo ragazzo, che riuscì a prendere in mano il libro del professore. Si trattava del volume quinto del Candeloro. Capì quale sarebbe stato l'argomento del seminario. La situazione dell'Italia nel periodo dell'unificazione. Bene, era tra i miei preferiti, Tatiana Monbarone, settembre 1943. In cuor mio sapevo già che si trattava di lei, la compagna misteriosa e discreta di quel periodo della mia vita. Nessuno, nemmeno Mario, l'avrebbe potuta amare come era in grado di fare lui. E Tatiana, in fondo, lo sapeva, anche se lo sollecitava a trovarsi una fidanzata. E ancora più se anche lui se ne fosse andato. Era rimasto per onorare le scelte di Tanni, per tentare di amare il mondo come solo lei sapeva fare. E mi domandai se si fosse trovata lì per caso o se Alberto, il professore, ce l'avesse messa appositamente, perché capissi finalmente il senso di tante cose. Che è un libro coraggioso, letterariamente coraggioso, perché Lina è al terzo libro, no? E al terzo libro ha deciso di scrivere un libro di mettersi su un piano, che è un piano davvero pericoloso. Perché? Perché il libro, come è già stato annunciato, insomma, come anche il titolo un po' evoca, ambienta una parte cospicua del racconto nell'ambito della Resistenza. Dal 43 una delle cose strane di questo romanzo è che ha una bibliografia. Di solito i romanzi non hanno bibliografia, i saggi hanno bibliografia. Allora, bibliografia che vuol dire, insomma, che scrivo una cosa su un periodo che è molto frequentato, molto analizzato, molto narrativizzato, però vado a leggere quello che hanno scritto gli altri e vado a trovare delle testimonianze e un passato che è quello di Tatiana. Allora, se nella prima parte, prima cronologicamente e non nella storia, storicamente, dall'altra parte ci sono gli anni 70, che sono un bel problema, perché se la Resistenza è un periodo già molto riscritto, riletto, rappresentato, gli anni 70 sono una relativa novità nell'ambito della letteratura e anche delle forme di rappresentazione. Cosa succede in questo libro? Succedono due cose. Una è una cosa che io trovo bellissima, che c'è una rappresentazione di Milano, in particolare della Statale, che è una rappresentazione molto realistica. La Statale era un luogo dove c'era una grandissima scuola di filosofi e di storici che anche in quegli anni turbolenti e turbinosi, in cui nelle narrazioni di oggi sembra che si passasse il tempo a suonare la chitarra, a darsi bastonate e a occupare per poter fare sesso in università, invece si studiava da matti. Allora dicevo, nel capitolo 22, che si chiama Alberto, c'è questo passaggio temporale. C'è un passaggio temporale in cui, attraverso una foto, riconoscendo una foto e pensando a quella foto, e i pensieri di Sandra che si immagina che il momento in cui è scattata questa foto si passa, è come dicono quelli che poi non capiscono nulla, come nella macchina del tempo, un'espressione che io detesto, come tutte le espressioni che detestiamo ci tornano in mente, come nella macchina si passa nello stesso capitolo, nello stesso luogo, nello stesso momento, da un'epoca all'altra. Allora, io di solito mi preparo qualcosa da dire proprio per non andare a ruota libera. Poi capita regolarmente
e chi mi presenta mi scombina tutto. Giorgio in effetti l'ha fatto. Allora parto dalla bibliografia. L'idea non è stata mia, è stata il mio figlio Matteo, perché a un certo punto mi ha detto, quando ho visto quello che stavo facendo, insomma, vale la pena anche che in un romanzo tu comunque metta queste cose, perché domani magari non si saprà più dove andare a cercarle, no? Anche perché c'è stato un periodo, soprattutto per quando cercavo di ricostruire gli anni 60-70, cioè gli anni che poi hanno portato al terrorismo, come se fosse arrivato a casa mia qualcuno della Digos, pensava che io stesse ricostituendo le Brigate Rosse, questo fuori di dubbio, o che io volessi fare un partito armato, perché volevo leggere veramente di tutto. Ma perché? Adesso mi spiego. Allora, costruire un romanzo storico, cioè uscire da quello che Giorgio ha detto è l'ombelico, no? Andare fuori e cimentarsi con la storia è impegnativo, in effetti. Fino a un certo punto il lavoro che fa lo storico, che fa il narratore, è lo stesso, perché anche il narratore che scrive di storia deve documentarsi. Poi però ci sono i vuoti, no, nella ricostruzione. A quel punto cosa fa lo storico? Si ferma. Cosa fa il narratore se ha imparato un pochino la lezione di Manzoni? Va avanti, crea, no? Però è chiaro che la sua creatività può essere selvaggia, no? Quindi deve farlo con un criterio, quello della verosimiglianza. Ma a me cosa interessava fare, visto che interessava scrivere un romanzo e non un saggio su quegli anni? Chiaro, volevo ricostruire quegli ambienti, però soprattutto ero spinta da un desiderio, che era quello di capire le scelte che hanno fatto quelle persone in quegli anni. Cioè, mi interessava entrare in quello che era l'animo di quelle persone, sia quelle che nel 43-44 hanno scelto di diventare partigiani o di seguire Salò, sia quelli che poi hanno deciso di stare nel movimento studentesco e di stare nella democrazia, perché va detto che il movimento studentesco fu democrazia, oppure fare il salto nel fosso e di passare nella lotta armata. Cioè, questo per me era importante capire e cercare di scrivere. Non so se ci sono riuscita, Giorgio, questa cosa qui. I voti li diamo dopo. Ok, cioè, allora, Tatiana è una giovane donna borghese, qualcosa del romanzo, ma poi proprio solo due cose. Tatiana è una giovane donna borghese che a un certo punto sceglie di diventare partigiana. Ma perché lo fa? Beh, non è un idiota, studia filosofia a Milano, è allieva di un grande professore, è una che pensa, sta facendo una tesi su Nietzsche, è un intellettuale. Ma basta quello? No, non basta. Cioè, Tatiana sceglie perché è innamorata. Sandra è figlia di un funzionario del Partito Comunista, lì mi è stato facile, anche per il mio passato, no? Cioè, pensare a come poteva essere Sandra. A casa mia c'era l'ortodossia, guai a parlare di movimento, guai a parlare della sinistra extraparlamentare, vero Aldo? Cioè, i Katanga, quelli che presidiavano la statale, mamma mia. Sandra vive a Milano, si prende un po' di libertà, però si poteva studiare, si frequentava, c'erano le lezioni, si davano esami, cioè la statale era un poco serio. Alla statale si cercava anche di cambiare il mondo, non volevano delegare, cioè erano stufi di delegare ai partiti, compreso il Partito Comunista, ai sindacati,
non si sentivano più protetti, non si sentivano più aiutati, e loro volevano riprendersi la loro vita. Questo lo dice chiaramente Sandra, il padre funzionario di partito, in un momento drammatico, no? Perché il padre l'accusa, si è andato a occupare le case, e gli dice: no, perché stavo lavorando, ma io ero presente moralmente nell'intervento, no, in questi giorni col movimento degli indignados. Cosa vogliono questi giovani? Non vogliono più delegare, cioè vogliono riprendersi un loro spazio, d'accordo? In questo senso forse a volte la storia si ripete. Però vorrei anche rassicurare una cara amica che al telefono mi ha chiesto: Lina, si parla soprattutto di politica? No, si parla d'amore anche, perché l'amore, io ne sono certa, è il motore, quello che spinge in avanti qualsiasi cosa dell'essere umano che sia degna di tale nome. Perdonatemi, vorrei aggiungere altro, ma credo di aver esaurito tutto quello che avevo da dire. Se avete ancora un attimo di pazienza, Cecilia leggerà di un personaggio che forse è quello che amo di più. Il comando partigiano da un paio di settimane era stato spostato ai confini con la pianura, in una frazione di pochi cascinali, non a caso a ridosso della Bussiera. Anche se d'inverno la vegetazione era scarsa, avventurarsi dentro i rovi era pur sempre un rischio se non si conoscevano bene i sentieri. Ma grazie a Teo non ci sarebbero stati problemi. Così aveva pensato Giorgio quando aveva scelto il posto. I genitori di Teo erano brave persone, fidate, e avevano aperto la porta di casa ai partigiani senza un solo indugio. E nel tempo libero gli insegnassero a leggere, a scrivere, a fare di conto. Non che fosse del tutto ignorante, ma aveva finito la scuola da qualche anno e certe cose, se non si fanno di frequente, si dimenticano. Tirava fuori un libro dalla tasca della giacca e gli faceva leggere delle poesie, proprio a lui, ad alta voce. E gli diceva di interpretarle come se fosse un attore. Così sì che era bello leggere. Si capiva che era una donna come quella delle riviste che ogni tanto sbirciava nelle stanze delle sorelle. Gli aveva sorriso e gli aveva anche accarezzato il viso, come se fosse ancora un bambino, per Vinci. Però non gli era dispiaciuto, perché le sue mani avevano le unghie rosse ed erano profumate. Non aveva mai pensato che i nomi potessero stare bene o male come un paio di scarpe. Poi le aveva mostrato lo stand per farle capire che i partigiani avevano bisogno di lui per muoversi nella brughiera. Bastava che lei si muovesse e lui si sentiva rimescolare dentro, ma non come quando stava male. Anzi, stava talmente bene. Poi le ricordò che doveva scegliersi un nome di battaglia. Lei ci pensò su e rispose: Titania. Oberon gli aveva chiesto di lasciarli soli e lui se n'era andato a malincuore. Il comandante era un bel giovane, lo dicevano sempre le sue sorelle, e l'aveva l'età giusta per stare vicino alla signorina Tatiana, o Titania, per proteggerla.